Alenia costruisce pezzi per gli aerei ed è un mercato che tira. Allora c'è una motivazione industriale per la quale io difendo questi posti di lavoro, perché se voi ad esempio costruivate ancora le lanterne ad olio, io non vi avrei difeso, perché vi guardate, state fuori mercato, non ci sta richiesta di mercato, perché io voglio dobbiamo alzare a livello nazionale, ed io per la verità vado avanti per la mia strada a loro fianco, perché se ci stiamo tutti quanti bene, se non ci stanno si va avanti lo stesso, almeno per quanto mi riguarda a loro fianco. Vi dico le cose come stanno, che le anticipo: mercoledì prossimo, dopodomani, ci sarà un nuovo question time alla Camera. Perché? Perché è gravissimo che un ministro della Repubblica, che si chiama Bossi, ha fatto delle dichiarazioni nei giorni scorsi, non so se le avete sentite, con cui chiedeva, Presidente, che l'Italia fosse divisa, ha parlato di nuovo di secessionismo, e questo è gravissimo. Ma la cosa più grave è che tutto questo sta avvenendo con una regia politica dove non a caso sta succedendo questa divisione dell'Italia, impoverendo e facendo pagare sempre più al sud, perché spostare Alenia da Pomigliano e portarla a Varese è la conseguenza di questo tipo di politica che la Lega sta portando avanti. E poiché io so che cosa significa trasferire anche in termini fiscali ed economici per una regione, e qui ci sta la grande responsabilità della nostra regione Campania, perché voi non immaginate che cosa significa perdere per la regione Campania in termini di gettito fiscale, cioè di soldi che dovrebbero entrare in regione Campania e che invece andrebbero di più ad ingrassare il culo di quelli di su. Fare scippando la Alenia a Pomigliano e portandola
parliamo prima. Gli chiederò che mi deve, cioè gli andrò a prospettare le questioni di Irbus per cui ci avevo chiamato. E naturalmente via media. Perché guardate, noi dobbiamo parlare del discorso complessivo.